Ciao ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Vediamo i miei consigli di formazione in un'analisi partita per partita per la giornata numero 34 al Fantacalcio. Prima di iniziare vi invito subito a lasciare un bel like perché porta fortuna per la tua squadra al Fantacalcio e un like che porta fortuna ci torna sicuramente utile. Quindi su con i like e lasciamone tantissimi. Se non sei iscritto iscriviti a questo canale, ci vuole un secondo e serve per restare aggiornato su tutti i prossimi contenuti che usciranno su questo canale a tema fantacalcio, perché parlo solo di fantacalcio, per cui se ti interessa l'argomento, il gioco del fantacalcio in tutte le sue forme, che siano consigli di giornata, consigli di formazione, consigli d'asta, ma anche fantaeuropeo, fantamondiale, quando ci saranno, iscriviti a questo canale, perché troverai tanti tanti contenuti interessanti per te che ti piace giocare al fantacalcio. Detto questo, ricorda in descrizione il link per abbonarti, si parte da 1,99€, ci sono tanti vantaggi, attenzione, ci sono ancora dei posti per il Fantacalcio abbonati del prossimo anno per partecipare, serve l'abbonamento a livello pro da 3,99€ al mese, se ti interessa prenota il tuo posto sin da ora abbonandoti al canale. Detto questo ragazzi, ricordo che le grafiche che vedrete in questo video le prendo da Fantalab, tool per l'asta perfetta ma non solo. Io vi consiglio di registrarvi ragazzi dal link che trovate in descrizione su Fantalab, perché qualora poi decidiate di fare la versione premium la pagherete scontata, solo 9,99€ per tutta la stagione e non 15€. Inoltre se sei già iscritto e non hai fatto il premium, non preoccuparti. Utilizza il codice sconto FANTAVIRUS per avere 5€ di sconto e quindi pagare il tool solo 9,99€ al mese. Detto questo, entriamo con la grafica. Prima partita, Frosinone contro Salernitana. Che tipo di partita può essere? Una partita che, a mio modo di vedere le cose, a livello di fantacalcio potrebbe emozionarci poco. Perché non hanno le due squadre un grandissimo potenziale in questo momento, però non vuol dire che non sia una gara priva di emozioni, perché Frosinone è una squadra che ha pareggiato le ultime 4 partite e vuole necessariamente tornare alla vittoria per allontanarsi il più possibile dalla zona retrocessione, metterci una Salernitana che va incontro a una retrocessione ormai praticamente certa. Nemmeno un miracolo in questo momento può salvare la Salernitana. Nonostante ciò, la gara può essere aperta. Mi aspetto un 2-1 a livello di pronostico. A livello di fantacalcio però, vi metto il campetto in grafica così ci riusciamo a rendere conto meglio della situazione. Andrei ad affidarmi su pochissimi nomi. Nella Salernitana un solo nome, proverei la scommessa Ciauna. Ma non è niente di più che una semplice scommessa. Non c'è certezza in questo momento nella Salernitana. Vi dico, per me la Salernitana un gol la può fare, se devo provare un nome proverei Ciauna. Per quanto riguarda il Frosinone, troviamo qualche consigliato però, ad esempio, a livello di difensori, tolto Zortea, che per me è il nome consigliato della difesa del Frosinone, gli altri fanno veramente tanta fatica, anche lo stesso Valeri che ha faticato tanto a portare la sufficienza quest'anno, quindi non do fiducia ai difensori del Frosinone. A centrocampo, attenzione a Mazzitelli, che è una bella scommessa, che vede la Salernitana una delle sue vittime preferite in assoluto, però attenzione, con la maglia del Frosinone non ci ha ancora segnato. Quindi vediamo se arriva magari il primo bonus con la maglia del Frosinone contro la Salernitana. Promosso il tandem d'attacco del Frosinone, che dirà Sulè, un Sulè che sì, vive un periodo nero, però contro una Salernitana che fa veramente paura a livello difensivo. Lo possiamo rischiare, insieme a Walid Khedira, che sta facendo così bene che è impensabile non schierarlo contro la Salernitana. Andiamo poi a Inter contro Torino, che qui troviamo come sabato alle ore 15, ma ragazzi c'è stato un cambiamento, si giocherà domenica alle ore 12:30, ma comunque ne parliamo lo stesso. Innanzitutto c'è da dire che se fosse giocata sabato alle ore 15 per noi fantallenatori sarebbe stato molto meglio, perché avremmo avuto in qualità di seconda partita un po' di informazioni in più, soprattutto per quanto riguarda l'Inter, che si è laureata sì campione d'Italia, potrebbe però fare un po' di turnover. Ovviamente ragazzi, in questo momento
l'invito per la squadra nerazzurra è di informarsi. Manteniamoci aggiornati, manteniamoci informati tramite le ultime dei campi che possono darci una grande mano per capire chi gioca e chi non gioca. Ovviamente, i giocatori che si dirà giocheranno nell'Inter sono tutti da schierare. Quelli che sono nella probabile formazione ora, se giocano al 100%, sono nomi che io schiero sempre tutta la vita al fantacalcio. Se devo mettervi magari in guardia su qualche nome, vi dico attenzione a Mkhitaryan, che potrebbe anche non riposare questa giornata. Mi aspetto magari un riposo da parte di Barella. Attenzione, perché può essere lanciato titolare Frattesi, un nome che si schiera, insieme anche a un Carlos Augusto e Sanchez. Sono questi un attimo i cambi che mi aspetto maggiormente lato Inter. Mi aspetto magari qualche giocatore che ha faticato a trovare spazio, ma che lo meritava, che lo riesca a trovare in questo finale di stagione. Però non mi aspetto di stravolgere tutta la squadra da parte di Simone Inzaghi. Mi aspetto un turnover mirato e fatto poco alla volta, coinvolgendo ovviamente poi nelle 5 partite rimanenti tutta la squadra sostanzialmente. Per quanto riguarda il Torino, vi dico, quasi per assurdo, nonostante un pronostico che non vi ho detto, ma l'avete visto in grafica, 2-0 a favore della squadra campione d'Italia, ci metto solo due difensori. Un Buongiorno, che comunque può tener botta, perché il Toro è una squadra tosta difensivamente, e Buongiorno può portarci l'ennesimo voto da modificatore di difesa. Affronta un Lautaro che non segna da tanto, vive un momento di crisi, e un Thuram che potrebbe anche non giocare, quindi se la può giostrare bene, secondo me, il buon Buongiorno. E l'altro nome è un Bellanova da ex, che non va sicuramente sottovalutato. Due punte, Sanabria, Zapata, cosa fare? Sono scommesse, ragazzi, sono scommesse, non hanno score positivi contro l'Inter. Zapata un solo gol in carriera contro i nerazzurri. Sanabria, in questo momento non ricordo il dato, ma comunque non ha mai vinto contro l'Inter, quindi ci aspettiamo una gara a favore storicamente dell'Inter. Di conseguenza, sono nomi scommesse. Se avete alternative migliori, andiamo su quelle alternative. Andiamo alla partita successiva, che è Lecce contro Monza. Pronostico 1-1. Sì, il Lecce di Gotti che subisce gol, per me si può fare. In casa propria si può fare. Mi aspetto un 1-1. Certo, non mi aspetto però una gara da over, quindi mi aspetto un risultato del genere, che possa variare dallo 0-0 fino all'1-1, passando per 1-0 per una delle due squadre. Il Lecce che ha fatto importanti passi verso la salvezza con due vittorie nelle ultime due, un Monza che comunque è salvo, non ha nulla da chiedere al nostro campionato, quindi può essere comunque una partita che può risultare abbastanza divertente. Quindi lo avete capito, per me le difese e i portieri in particolare sono molto affidabili. Occhio ai portieri di entrambe le squadre, Falcone e Di Gregorio, che sono due portieri validissimi per il modificatore di difesa. Occhio anche alle difese che possono far bene. In particolar modo mi piace più la difesa del Lecce rispetto a quella del Monza, perché nel Monza magari punto con certezza solo su Pablo Marì, mentre nel Lecce vedo più certezze. Vedo un Baschirotto che può far bene, un Gendré che assegna dall'ultima che va confermato, ma soprattutto un Antonino Gallo che sta facendo delle prestazioni sontuose e va assolutamente schierato ancora una volta al fantacalcio. Poi ci sono 3 nomi offensivi nel Monza e 3 nomi offensivi nel Lecce. I nomi del Lecce sono Dorgu, che abbiamo visto sta giocando molto avanzato con Luca Gotti, può diventare un Udogi 2.0, Remy Uden, e occhio a Nicola Kristovic. Occhio a Nicola Kristovic, che può sbloccarsi da un momento all'altro, è nel vivo del gioco, ha fatto assist per Piccoli all'ultima, sembra non soffrire il fatto che non segni da tanto, quindi schieriamolo al fantacalcio, ci ha anche segnato all'andata, non dimentichiamolo. Poi nel Monza i 3 nomi offensivi sono Pessina, trequartista e rigorista secondo le probabili formazioni attuali, il Flaco Colpani che si schiera sempre, e occhio a Milan Djuric, con attaccante valido, un attaccante che magari al Monza adesso ha rallentato un attimo il ritmo gol rispetto all'inizio con il Verona, però il Lecce è una delle sue vittime preferite in campionato. E attenzione, nel girone d'andata con la maglia del Verona, quando era al Verona, ha fatto un gol e un assist contro il Lecce. Quindi quando vede Lecce, storicamente riesce a far bene e potrebbe incidere, soprattutto viste le sue caratteristiche, potrebbe mettere in difficoltà Pongracic. Andiamo adesso a un big match di questa giornata, perché non sarà l'unico: Juventus contro Milan. Pronostico 2-1 a favore della squadra di casa.
Quindi mi aspetto una Juventus che torna a vincere contro un Milan che dopo il derby perde un po' di motivazione, perde nuovamente contro la Juventus, perde uno scontro importante. Pesano sicuramente le assenze nel Milan a livello difensivo dei terzini titolari Theo Hernandez, Calabria, ma pesa anche tanto l'assenza di Fikayo Tomori. Quindi un Milan che dietro è messo male, dovrebbe avere un Musa adattato, Gabbia, ciao Florenzi, si rischia di soffrire, difesa inaffidabile da non schierare. Concludiamo il discorso sui rossoneri magari dicendo che dalla tre quarti in su, da Loftus-Cheek, Leao, Pulisic in poi con Giroud si possono schierare con relativa tranquillità. Sono nomi che si possono mettere, sono consigliati. Vi dico attenzione a Jovic e Okafor che partono dalla panchina e anche Chukwueze. Sono scommesse valide che potrebbero incidere nei secondi tempi e che io schiererei al fantacalcio, ovviamente coprendomi il giusto. Lato Juventus, in difesa Bremer per me è un nome affidabile che può giustarsi bene. Giroud tornato su alti livelli, sì, l'ultima ci ha preso un 5 in pagella, però conta poco, il momento era positivo e può far bene. Al centrocampo Rabiot, nome consigliato nella Juventus, sconsigliato Kostic, Cambiaso l'altro esterno sicuramente da schierare, coppia d'attacco Chiesa Vlahovic assolutamente promossa, attenzione a Chiesa che è quando vede il Milan storicamente fa bene. Andiamo adesso a Lazio contro Verona, mi aspetto un'altra piccola caduta, un altro piccolo passo falso da parte della Lazio con un 1-1. Vediamo un po' chi schierare al fantacalcio. Vi dico, attenzione alla difesa della Lazio, non andiamo troppo certi, non puntiamo con estrema certezza, perché Casale rischia di soffrire, ma anche per Gila e Romagnoli li ho messi come scommesse, perché la partita non sarà una partita facile. E sembra strano, ma i migliori difensori da schierare sono gli esterni di centrocampo, di solito nella Lazio non ricoprono questo ruolo mega importante per noi fantallenatori, ma Marusic e Lazzari sono i migliori difensori di questa giornata nella Lazio. Kamada per me lo si può lasciare fuori, così come Vesino. Tridente, con fiducia, Luis Alberto, Castiglianos, Felipe Anderson. Occhio alle condizioni di Ciro Immobile, che se recupera si schiera. Nel Verona non ci punto sulla difesa, perché comunque l'attacco della Lazio è forte, valido e rischia di andare in difficoltà. Punto dei trequartisti in su, puntiamo su Lazovic, Foloruscio, Suslov come possibili scommesse. Noslin invece da prima punta è consigliato, anche perché se noi andiamo ad aprire la scheda di Noslin e andiamo a vedere quando ha segnato, vediamo che ha segnato all'Atalanta, ha segnato al Milan e ha segnato alla Juventus. E attenzione, quindi è un profilo che segna contro le big. Va bene che la Lazio quest'anno non ha fatto un percorso perfetto, però comunque è una squadra d'alto livello e d'alto valore. Andiamo adesso a Bologna contro Udinese, pronostico 2-0 secco per il Bologna, con Udinese che rischia tantissimo e si va a ingolfare nella lotta per non retrocedere. Potrebbe esserci qualche cambio di formazione all'Udinese, visto il nuovo allenatore Fabio Cannavaro, stiamo un po' a vedere. Comunque, in linea di massima vi dico, la difesa non mi ispira, in particolar modo non schierare Christiansen, e vi segnalo Camara in negativo 1, perché comunque il Bologna va forte sulle fasce. 2 perché in questo momento è tutto da registrare l'Udinese dopo il cambio allenatore. Pereira, Samardžić, possibili scommesse, vi dico sconsigliato Lucca. Possiamo far nomi migliori al fantacalcio. Nel Bologna, fiducia a Skorupski, mi aspetto una gara con il Bologna che tiene la rete inviolata. Calafiori, Bukema, Posch consigliati, ma anche Christiansen non sarebbe male, magari valutabile in base alle alternative. E la Susi viene da un'ottima prestazione, gol e assist, va riproposto, va assolutamente riproposto. Un nome che non metterei magari è Freuler, che storicamente contro l'Udinese non ha mai fatto bonus, nemmeno assist. Salemakers, buon momento, si può riconfermare la scommessa, ovvero valutiamolo in base alle alternative, perché il profilo è valido, però non segna tanti gol. Orsolini e Zirkzee non hanno bisogno di presentazioni, nomi da mettere al fantacalcio. Andiamo adesso ad Atalanta contro Empoli, pronostico nettissimo 3-1 per l'Atalanta, un Empoli che prova a lottare, che però per me non riesce a far punti contro la Dea, una Dea che deve vincere per provare a prendersi un posto in Champions League guadagnato tramite la classifica. Chi schierare al fantacalcio allora?
I difensori sono comunque affidabili, secondo me. Quindi li possiamo mettere. Ovviamente valutateli bene in base alle alternative. Occhio a qualche possibile turnover. Ruggeri non dovrebbe avere turnover e va messo. Attenzione a centrocampo. Ederson, Koopmeiners sono le certezze. Ma io tra i consigliati ci metto anche un De Ketelaere che ha segnato all'ultima. Un De Ketelaere che a Bergamo sta bene e che sta facendo bene. Attenzione soprattutto a questo Ederson, che di solito quando l'Atalanta riesce a realizzare un pronostico simile, dove segna un 3-4 gol, Ederson lo zampino, ce lo mette sempre, quindi attenzione. Poi in attacco Lukman Scamacca, ma anche un Bilal Touré da scommessa. Ci sta tutto, occhio a Scamacca che vede nell'Empoli una delle sue migliori vittime in Serie A, soprattutto con la maglia della Dea. Per quanto riguarda l'Empoli, occhio a Niang da scommessa in attacco, ma anche Emmanuel Jasi, che vede nell'Atalanta la sua miglior vittima in Serie A e ci ha segnato anche all'andata. Sconsigliato Luperto, di solito è l'unica certezza difensivamente parlando dell'Empoli per questa giornata, non ci facciamo affidamento. Secondo big match, Napoli contro Roma, pronostico 1-2 a favore della Roma, un Napoli in crisi, un Napoli che sta cadendo, un Napoli che ha perso fiducia. Do fiducia infatti solo al tridente Kvara, Osimhen, Politano, gli altri ragazzi sono tutti bocciati, soprattutto la difesa e Zielinski. Per quanto riguarda la Roma, occhio alle condizioni di Romelu Lukaku, che fa, c'è o non c'è, dobbiamo restare aggiornati anche perché si gioca domenica alle 18, noi mettiamo la formazione venerdì, quindi se non ci sono informazioni lo mettiamo con copertura, senza copertura non rischiamo nulla. Comunque al suo posto può esserci Abraham, che è comunque una scommessa che si può provare a fare. Consigliati Dybala, Pellegrini e Sharawi. A livello difensivo Mancini se la può cavar bene, insieme magari ad Angeligno, sono i nomi che mi danno un attimo più di certezza rispetto a Neuhausen e Karsdorp. Andiamo adesso a Fiorentina contro Sassuolo, qui ci metto un pronostico pazzerello, 1-2 a favore del Sassuolo, un Sassuolo che prova a vincere per cercare speranze per la salvezza, e troviamo infatti anche più nomi consigliati rispetto alla Fiorentina e nel Sassuolo. Allora, partiamo dalla Fiorentina, dove c'è da dire sicuramente che giocandosi la semifinale di Coppa Italia e giocandosi la Conference League potrebbe andare un attimo a non puntare sul campionato, e su questo dobbiamo stare molto molto accorti. Infatti vi dico, occhio ai Conè, sta bene, 2 gol nelle ultime 2 lo possiamo riproporre, però non è un nome certezza, quindi è una scommessa. Beltrani invece è un nome che possiamo dar fiducia. Occhio a Belotti e occhio anche alle condizioni di Nico Gonzalez, ragazzi, perché se migliorano, se dovrebbero giocare titolari, sono mi da schierare a quel punto. Nel Sassuolo, fiducia, Pinamonti, Torsvet e De Vrel su tutti. Occhio De Vrel, che ha un ottimo storico contro la Fiorentina. Attenzione anche a Matheus Henrique, che può far bene con i suoi inserimenti con Bologna, che resta un po' più dietro. E occhio a Tolian, che può cavalcare sulla fascia e mettere qualche pallone interessante per i colpitori di testa del Sassuolo. Quindi potrebbe uscire un Tolian con un bel più uno assist. Andiamo adesso all'ultima partita, lunedì sera 20:45, Genoa contro Cagliari. Il Genoa che si trova a metà classifica, il Cagliari che praticamente lo ha raggiunto, però non è ancora una salvezza matematica. Anche il Genoa ha bisogno di far punti e per me i punti li può fare. 2-1 è il mio pronostico. Fiducia a Vasquez, Gudmundsson e Retegui, i tre che mettiamo praticamente sempre nel Genoa, quindi consiglio abbastanza banale, mentre nel Cagliari fiducia a Shomurodov, che sta facendo molto bene, fiducia a Gaetano. Fra i difensori, che si possono mettere più o meno tutti, non si mette sicuramente Arcidiakos, occhio alla Padula, scommessa, chissà che non arrivi anche il primo calcio di rigore per lui, per questa stagione fantacalcistica. Detto questo ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video, se non l'avete fatto like, iscrivetevi e noi ci vediamo domani con la top 11 per la 34esima giornata. Ciao a tutti e in bocca al lupo per il fantacalcio!